aggiungiamo cose che mancano, ma non smantelliamo le cose che già funzionano. E qui Ma che telegiornale? Cos'è? non ce li abbiamo dettagliati, qualcuno diceva che ce li abbiamo abbastanza dettagliati, abbastanza Buongiorno. precisi, ci basterebbe Buongiorno anche segretario, capire buongiorno no, colleghi, non è buongiorno assessore iniziato. Mattina. Non è Ah no? iniziato la registrazione. No, Potrei, è messo che ha un gira, ma senso, non. è anche Ecco, pazzesco adesso sì, dai dati, presidente. evidentemente dai numeri. Registrazione Non me la avviata. dava come Detto questo, iniziata. come dire, era il Grazie senso di una segretario, breve riunione buongiorno, per buongiorno colleghi, stamattina. buongiorno assessore In Mattina. realtà ha bisogno di fissare Segretario, non la prego di solo chiamare l'appello. almeno gli altri due gruppi di Sì, lavoro, che però la presidente. prossima settimana Cancilla. sono me in presenza, vedo, io non Buongiorno, riesco a trovare presente. una soluzione Di Pisa. razionale per fare una riunione su dei dati online. Io, scusatemi, Orlando. ammetto i miei limiti, ma Buongiorno, probabilmente presente. sono anche Corro, anzianotto, e attendo un Randazzo. dibattito su i materiali Buongiorno, presente. Buongiorno trovati all'assessore Mattina. online. Di Quindi, Pisa. se vi convince questa, come diceva Giovanna, che mi ha dato questo Inzerillo. ruolo, poi io presuntuosamente me lo prendo, ma Presente. forse Presente mi ha anche 4 su dato cioè, di 5. dirvi bene, Verificato un sulla quorum prossima strutturale, settimana. dichiaro aperta la seduta. E vi do il benvenuto all'assessore Mattina, al quale chiedo come da prassi il consenso dell'avvio di I due colleghi registrazione. che hanno interessato essere quelli che si sono occupati di questa, come dire, prima mi ha fatto tutti di voi si Do il consenso allo... È presente Grazie, assessore consigliere di Mattina. Pisa. Do il consenso alla registrazione. Buongiorno, presente, Grazie, presente, assessore buongiorno a Mattina. Buongiorno, tutti. consigliere Di Pisa, Niente, buongiorno. non capisce il senso di questa Assessore, io faccio una breve premessa per poi darle la parola. Se lei può chiudere il microfono, perché con il sottofondo che lei ci fa ascoltare, sono interferenze e viene male a parlare. L'ho tolto, grazie. Grazie, assessore Mattina. Assessore, noi oggi abbiamo richiesto la sua presenza qui in questa stanza virtuale, in questa seduta di commissione, per affrontare l'argomento caregiver. Noi di questo argomento ce ne siamo occupati un paio di anni fa, perché siamo stati sollecitati da una persona che assiste il proprio familiare. E per quanto mi riguarda, ma credo anche i colleghi, siamo venuti a conoscenza di questa figura che dovrebbe essere regolamentata o quantomeno sappiamo che ad oggi se ne sta parlando anche a livello nazionale. E noi in quella circostanza fecimo una mozione proprio per sensibilizzare e per accendere i riflettori proprio su questo tema, perché riteniamo che effettivamente i caregiver meritano di attenzione, del riconoscimento di alcuni diritti che ad oggi non hanno. Proprio per lo stile di vita poi alla fine che conducono anche loro stessi, proprio sul fatto che diciamo, compromettono, tra virgolette, la loro vita a servizio mettono la loro vita a servizio comunque del proprio familiare. Ovviamente da questo ne derivano tutta una serie di problematiche dal punto di vista previdenziale, dal punto di vista di altri doveri, e noi avevamo fatto una mozione che ci siamo posti il problema, siccome la mozione fatta circa 2 anni fa, che poi se non ricordo male avevamo rivisto qualche anno fa, ma probabilmente diciamo, a seguito di quello che è successo in questi anni, probabilmente risulta essere ormai una mozione obsoleta che meriterebbe eventualmente di qualche modifica. Quindi questo è il motivo per il quale noi l'abbiamo convocata qui. Io non so se lei ha letto la mozione che noi abbiamo posto all'ordine del giorno. Se non l'ha letta, eventualmente chiedo al segretario di volergliela inviare, proprio diciamo, guardare questa mozione con attenzione, perché finalmente siamo riusciti, a distanza di 2 anni, a far prendere alla capigruppo l'impegno che la settimana prossima la metteremo in votazione. Quindi per arrivare preparati e per essere sicuramente, per non presentare un atto che comunque magari risulta già essere superato, abbiamo chiesto la sua presenza perché sapevo che lei conosce bene questo argomento, proprio per condividerlo con lei e portare Mimmo! Mimmo! E portare Portare Mimmo. questo. No, no, era e portare, diciamo, questo argomento in consiglio comunale con la massima, ovviamente, attenzione.
quindi se il segretario o Roberta, qualcuno di voi ha la mozione, eventualmente se ne dà lettura, tanto no. È breve, e poi le do la parola ovviamente per affrontare l'argomento a 360 gradi. Se ci sono colleghi che vogliono intervenire... Io, Presidente, vorrei chiedere una cosa. Mi sentite? Prego, prego. Sì, allora, sì. Questa mozione, che ovviamente è abbastanza datata, io non ricordo, infatti chiedo conforto a voi colleghi. Noi avevamo apportato già delle modifiche. Queste modifiche sono state recepite nella mozione. Ricordo che c'era un aggiornamento che aveva predisposto la collega Orlando, e su questo si è dibattuto qualche mese fa. Queste modifiche alla mozione, che poi non ricordo se era un nuovo emendamento, se è stato riscritto, sono state recepite? Non lo ricordo io, quindi lo chiedo a voi se ve lo ricordate o se ancora questi aspetti non sono stati definiti. Katia, vuoi rispondere tu? Sì, io ti sento, scusami, sono più lenta nell'accendere il microfono. Noi avevamo fatto, alla fine, dopo che il nostro segretario si era consultato con la segretaria generale, abbiamo predisposto, se non ricordo male, segretario, dimmi tu, confortami, dei veri e propri emendamenti alla mozione. Perché si era, da una ricerca si era vista che tecnicamente si poteva fare agire in questa maniera, quindi sono allegati a tutto il fascicolo. Questo è quello che ricordo io, ma chiedo il conforto del segretario, che aveva fatto, ripeto, l'approfondimento dal punto di vista amministrativo, burocratico. Sì, consigliere Orlando, ne avevo parlato con il segretario generale, che ha detto che gli emendamenti a una propria proposta, a una propria mozione, si potevano presentare, e così si è proceduto. Mi avete sentito? Le possiamo dare lettura dell'ultima versione, così diciamo partiamo da qui e da questo diciamo iniziamo a confrontarci con l'assessore. Spero di poterlo prendere un attimo. Altri... Continuate, Presidente, perché non è facile andarla a recuperare in questo momento. Gianluca, io posso leggere la mozione, ma in realtà non ho mai ricevuto i due emendamenti. Leggiamo questa mozione. Se volete posso iniziare a dare lettura della mozione, così come leggi la mozione. Risposta però tempo fa. Ecco. Sì. Allora, l'oggetto è il riconoscimento per la tutela del sostegno del caregiver familiare. Premesso che con il termine caregiver familiare si designa la persona che in ambito domestico assiste e si prende cura gratuitamente di una persona cui è legata da vincoli affettivi in condizioni di non autosufficienza a causa di severe disabilità. Considerato che prendersi costantemente cura di un familiare è una scelta d'amore, che deve essere valorizzata e sostenuta dallo Stato, e che l'assistenza di cura familiare, altrimenti detto caregiver familiare, facendosi quotidianamente carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza, si trova sovente in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibili ad affaticamento fisico e psicologico, di solitudine, di impossibilità ad ammalarsi per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare sull'assistito, di stress per il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi e di frustrazione. Osservato che queste persone vivono in una condizione di abnegazione quasi totale che compromette i loro diritti umani fondamentali,
come quelli alla cura della propria salute, al riposo, alla vita sociale, alla realizzazione personale, e che l'impegno costante e prolungato nel tempo può mettere a dura prova l'equilibrio psicofisico dell'assistente di cura familiare, caregiver familiare, ma anche dell'intero nucleo familiare in cui è inserito. Letto che Elizabeth Blackburn, insignita del premio Nobel per la medicina nel 2009, ha dimostrato che i caregiver familiari hanno un'aspettativa di vita dai 9 ai 17 anni inferiore alla media della popolazione. Preso atto che, secondo quanto emerso dalle ricerche condotte su questo delicato tema, i caregiver familiari, logorati da un carico assistenziale senza pari, sono stati costretti nel 66% dei casi a lasciare del tutto il lavoro e nel 10% a chiedere il part-time o il telelavoro, e che le più svantaggiate da tale situazione sono le donne, preso atto che le legislazioni di molti paesi europei, quali Francia, Spagna, Gran Bretagna, Polonia, Romania, Bulgaria e Grecia, prevedono specifiche tutele per i caregiver familiari, tra le quali supporti di vacanza assistenziali, benefici economici e contributi previdenziali. Considerata la forte attenzione sollecitata attraverso la quarta commissione consiliare solidarietà sociale presso il Consiglio Comunale di Palermo, dal Coordinamento Nazionale Famiglie e Disabili, che si occupa a vario titolo della tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie ed è presente sul territorio nazionale ormai da molti anni con una propria rappresentanza, ha evidenziato che senza il lavoro svolto dai caregiver familiari in forma gratuita, il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato, che quindi dal lavoro prestato dai caregiver familiari trae significativi risparmi economici, ritenuto opportuno e necessario riconoscere ai caregiver familiari una condizione giuridica di tutele, meglio se corrispondente alla posizione lavorativa ricoperta dal caregiver che si è riuscito a conservare il proprio posto di lavoro. Accertato che la centralità della famiglia nella cura della malattia e nell'assistenza delle conseguenze di disabilità risulta essere un dato consolidato ai sensi della legge dell'8 novembre 2000 numero 328, si ritiene opportuno e necessario riconoscere ai caregiver familiari una condizione giuridica di tutela e che si debba inoltre tener conto del riconoscimento delle competenze lavorative acquisite in ambito informale, riconosciute dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 numero 13 e dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012. Ha evidenziato che in Italia manca una piena coscienza e un'adeguata tutela per queste figure, nonostante l'articolo 35 della Carta Costituzionale del nostro Paese sancisca il principio che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. La sentenza del 28 del 1900, scusate, la sentenza numero 28 del 1995 della Corte Costituzionale stabilisce inoltre che il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le forme. La medesima sentenza ricorda anche che l'articolo 230 bis del Codice Civile apporta una specifica garanzia al familiare che, lavorando nell'ambito della famiglia, nell'impresa familiare, presta in modo continuativo la sua attività, mostrando così di considerare in linea di principio il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua del lavoro prestato nell'impresa. Preso atto che, con sentenza della Corte Costituzionale numero 275 del 2016, è stato sancito che non è possibile che ogni diritto, anche quelli incomprimibili, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili. Preso atto che l'INPS il 23 febbraio 2018 ha emanato la circolare numero 33,
che l'articolo 3 definisce le nuove condizioni di accesso al beneficio di pensionamento anticipato per la categoria di coloro che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave, di cui all'articolo 1,199 lettera B della legge 232 del 2016, ma che tali condizioni sono rivolte esclusivamente ai caregiver familiari che svolgono attività lavorativa. Considerato che la legge di bilancio numero 205 del 27 dicembre 2017, commi 254 e 255, definisce la figura del caregiver familiare e istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. È destina tale fondo al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività svolta dai caregiver familiari. Preso atto che la Regione Emilia-Romagna il 28 marzo 2014 ha emanato la legge regionale numero 2, norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare, persona che presta volontariamente cura e assistenza, e che il 16 giugno 2017 ha adottato le linee attuative di tale legge, appurato che nel corso della precedente legislatura 92 senatori della Repubblica afferenti a differenti partiti e gruppi politici hanno firmato il disegno di legge numero 2128 sul riconoscimento giuridico del caregiver familiare in Italia. Sto concludendo, chiede al Presidente del Consiglio del Comune di Palermo di inviare copia della presente mozione al Presidente della Repubblica, quale garante della Carta Costituzionale, al Capo del Governo, all'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, al Presidente dell'undicesima Commissione Lavoro del Senato, al Presidente della Regione Sicilia e all'Assessorato alla Salute. Alla fine di sollecitare l'avvio di un tempestivo iter parlamentare per l'approvazione di un disegno di legge per il riconoscimento, la valorizzazione e la tutela della figura del caregiver familiare. Questa era la vecchia mozione. Non so se intanto il segretario ha avuto modo di... Sì, sì, trovate, consigliere. Sì, grazie. Due emendamenti allora sono... Allora la lettura lei, sì. Sì, ed è... aggiungere dopo il sesto periodo della mozione il seguente settimo periodo: considerato che nel periodo di quarantena e distanziamento sociale dovuto alla diffusione del virus Covid-19, caregiver familiari per mesi hanno affrontato in totale solitudine tutte le attività di accudimento dei propri familiari e o congiunti, sostituendosi del tutto ad assistenti sociosanitari, operatori dell'area della riabilitazione e insegnanti di sostegno, dimostrando così ancora una volta di svolgere un ruolo fondamentale nell'assistenza delle persone non autosufficienti, che altrimenti non avrebbero potuto superare tale non conclusa complessa emergenza sanitaria. Emendamento presentato il 21 ottobre del 2020. Secondo emendamento presentato sempre in data 21 ottobre 2020 e aggiungere prima del chiede il seguente periodo: considerato che il 9 settembre 2020 su iniziativa parlamentare dei senatori Nocerino, Pizzol, Parente ed altri, è stato depositato un nuovo disegno di legge sul tema DDDL S1461, disposizione per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare. Io sia la mozione che questi due emendamenti li sto trasmettendo via email al signor Assessore Mattina. Posso? Pronto?
Prego, assessore, prego, prego. No, non penso che ci sia granché da aggiungere. Io stamattina ho mandato, vi ho girato una mail a tutti i componenti della commissione, anche alla commissione, dove vi ho girato il decreto di riparto delle somme, cioè nel senso che finalmente il decreto che voi ci avete citato è stato pubblicato in Gazzetta, e vi ho mandato stamattina il decreto pubblicato con alcune considerazioni, perché è stato pubblicato in Gazzetta il 22 gennaio. Queste somme verranno trasferite alla Regione Siciliana, che poi le ripartirà per attivare tutte le attività, gli interventi di sollievo e di sostegno ai caregiver familiari. Quindi noi avremo anche delle risorse che nei prossimi mesi potremo programmare per fare delle attività specifiche rivolte ai caregiver. Quindi abbiamo un apporto in più, ma perché Giuseppe, il decreto firmato ha destinato 3.649 alla assessore. Pronto? Sì, ditemi. No, vabbè, ti volevo fare una domanda, però magari te la faccio quando concludi il ragionamento. No, questi fondi va bene, però io non ho capito, ma come vengono ridistribuiti, considerando che è una figura che, diciamo, ancora non è in qualche modo riconosciuta o è affermata? Questi fondi non servono per dare... Questi 5 milioni che non servirà, 5 milioni e mezzo, non serviranno a darli ai caregiver, perché è semplice, servirà a dare attività per alleggerire l'attività dei caregiver. Ah, ecco, non ho sentito, assessore, è detto servirà a cosa? Allora, se leggete il decreto che vi ho inviato, il decreto non finanzia direttamente i caregiver. Allora, la legge sui caregiver che prevede il pagamento dei contributi INPS, perché così loro possono andare in pensione, arrivati a una certa età, un compenso per l'attività che viene svolta in favore dei familiari, più il pagamento di tutti i contributi per permettere a chi non lavora, perché si dedica totalmente all'attività di caregiver familiare, tutte queste cose sono previste in una legge che in questo momento in Italia non esiste. Il fondo che è stato istituito, ripeto, c'è finalmente il decreto di riparto fra le regioni approvato in conferenza unificata, che stanzia per il 18 e il 19 circa 5 milioni e mezzo di euro alla Sicilia, che poi verranno suddivisi ai distretti sociosanitari. Quindi ritenete che a Palermo potrà arrivare 1 milione di euro, a occhio e croce, sui 5 e mezzo. Perché la suddivisione sarà sicuramente fatta anche sul numero degli abitanti, quindi la cifra che dovrebbe toccare al distretto di Palermo dovrebbe essere intorno a quella. Serve per attivare servizi per alleggerire il lavoro dei caregiver, non per pagare caregiver. Queste somme servono a questo, quindi, come dice il comma 2 dell'articolo 1 del decreto, le risorse sono destinate per interventi di sollievo e sostegno destinati ai caregiver familiari, quindi prevedere l'assistenza nei momenti in cui i caregiver non possono darla, servizi in più per alleggerire il carico del lavoro dei caregiver. Quindi non si tratta di istituire e di fare quello che poi dice il decreto, la proposta di legge di cui voi avete parlato. Questo dico per essere chiari e non dire, non prendere in giro le persone che magari si aspettano altro. Quindi questo è rispetto all'ordine del giorno che voi avete fatto, è assolutamente condivisibile. Io l'unica cosa che aggiungerei, ma c'entra anche poco con i caregiver, è che potreste anche sostenere e impegnare l'amministrazione nel fare in modo di attivare tutte le richieste
di articolo 14, di progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 14 della 328. Quindi, a parte tutte queste cose, chiedere anche all'amministrazione attiva di attivare per tutte le persone che lo richiedono un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 14 della 328, perché questa è l'unica possibilità che noi abbiamo, se riuscissimo a darlo davvero a tutti quelli che ce lo chiedono, è impegnare le risorse per fare questo, al di là del tipo di disabilità fisica, psichica, sensoriale, che ci può permettere di che ci può permettere di dare risposte, alleggerire anche il carico di lavoro dei caregivers. Quindi io Assessore, sì. quanto sono ancora i piani che non sono stati attivati? Circa 500. 500 richieste? Quindi Sì. 500 richieste. Sì. Ok. Ma Ma diciamo, dico sono particolari, non ci sono macro aree di riferimento, no, sono anche specifiche. perché, anche perché il sottoscritto ritiene, anche se non tutti condividono quello che ritengo io, che l'approccio alle diverse disabilità è tenuto, si tiene conto del fatto che sono piani personalizzati, ma lo strumento è identico per tutti i tipi di disabilità, quindi io non mi invento modalità diverse. La modalità diversa è tenuta proprio perché ogni persona è diversa dall'altra, quindi il piano elaborato è necessariamente personalizzato. E quindi io a monte non creo differenza rispetto all'accesso ai servizi, lo faccio a valle quando elaboro il piano, però non tutti sono d'accordo con questa cosa, ma secondo me invece è l'unica possibilità, perché il problema è garantire i servizi, non garantirli di più a uno piuttosto che a un altro, è garantirli a tutti. Comunque, A per quanta vostra ammonta informazione, il per vostra fraccolo? informazione. Scusami, non ho sentito. All'incirca, che tipo di risorse economiche servono? Se c'è una quantificazione. Guardate, la cosa è semplicissima, dico, ma anche qui. Fermo restando, ti Servono dico. a Giuseppe. regime circa 7 milioni di euro l'anno Ok. per pagare tutti i piani personalizzati che ad oggi ci sono stati chiesti. In bilancio ci abbiamo zero su fondi comunali, evidentemente. Quindi tenete conto, dico, ora io non voglio essere tragico e non voglio dare responsabilità a nessuno, anche perché evidentemente le prime sono le mie, e quindi insomma, ma è evidente che rispetto ai servizi per le persone con disabilità, sui fondi a disposizione direttamente, quindi su fondi comunali, noi non stiamo mettendo un centesimo. È che il fabbisogno è di almeno 7 milioni di euro l'anno per garantire i servizi al migliaio di persone che ci chiede il piano personalizzato, a cui noi lo dovremmo garantire perché è un loro diritto. Cosa facciamo in questo momento? Tutte le somme con cui noi paghiamo e permettiamo ai piani personalizzati di esistere sono tutti trasferimenti dello Stato o della Regione che noi programmiamo attraverso una programmazione distrettuale per fare questo tipo di attività. Negli ultimi anni l'indicazione che è stata data dall'assessore è che tutte le risorse destinate alle persone con disabilità devono essere destinate tutte a sostenere i piani personalizzati e non a fare altro. Questo è il senso complessivo. Noi abbiamo trovato in questo momento le risorse già attive da fondi regionali, da trasferimenti dello Stato, da programmazioni, da donazioni, perché anche una parte di donazioni abbiamo utilizzato per i piani personalizzati, e siamo riusciti ad attivare e sono già attivi circa 400 piani personalizzati, ma ce ne mancano almeno altri 500 per garantire a tutti quello che viene chiesto. Che
Che cosa è stato fatto perché questa cosa diventi operativa? Siamo riusciti, cosa che prima non era possibile, perché abbiamo convinto i vari organismi intermedi ad attivare questa procedura. Siamo riusciti a destinare risorse comunitarie a fare questi servizi essenziali. Quindi abbiamo programmato tutta la quota dell'FSR, il Fondo Sociale Europeo, dentro il programma REACT, tutta per piani personalizzati con persone con disabilità. Queste risorse cominceremo a spenderle, ritengo, tra il mese di aprile e il mese di maggio, quindi riusciremo a colmare il gap dei progetti che mancano. E nella programmazione del prossimo PONMETRO abbiamo fatto altrettanto, immaginando una quota di almeno 12 milioni di euro sulla programmazione PONMETRO, sempre quota Fondo Sociale Europeo, sui progetti personalizzati per le persone con disabilità. Però, dico, visto che stiamo parlando col Consiglio Comunale, io evidenzio il fatto che noi riusciremo con queste risorse a coprire il fabbisogno da qui alla fine dell'anno. Ed è stato anche faticoso convincere tutte le parti ad arrivare a questo obiettivo, e lo faremo attraverso l'accreditamento, attraverso l'utente che si sceglie l'ente che ritiene necessario fare questo. Ma è anche evidente che noi, tra le risorse del bilancio comunale, non abbiamo destinato, risorse per fare questo, e abbiamo in questo momento circa 10 milioni di euro, 11 milioni di euro in avanzo vincolato che potrebbero essere destinati esclusivamente a servizi per le persone con disabilità. Ora, io non dico, siamo in pubblico e lo dico con molta semplicità e serenità, senza, vi assicuro, mi conoscete molto bene, sono l'ultimo a attivare polemiche o discussioni. Le attività sociali hanno dentro l'avanzo vincolato circa 40 milioni di euro. Di queste, almeno 12 potrebbero essere destinati ai servizi con disabilità. Noi, l'assessorato, la dirigente, il sottoscritto, chiede con forza l'applicazione dell'avanzo anche su questo. Come sapete, gli avanzi vincolati hanno un tetto, e la ragioneria generale ve l'ha spiegato più e più volte, in più sedute, e siccome io di solito partecipo sempre, lo sento anch'io, ma al di là di questo, nella programmazione dei 33 milioni di euro di avanzo da applicare sul 2021, vi prego, oltre a immaginare le strade, le buche, gli accordi quadro, e tutte le cose di cui è stato fatto un elenco più volte di come destinare una quota dell'avanzo vincolato, è necessario anche per dare un segnale alla nostra città che una quota di questo avanzo vincolato venga destinato con l'approvazione del bilancio 21-23, sempre che si ritenga quello che sto dicendo sia importante, anche a recuperare una parte dell'avanzo vincolato delle attività sociali da destinare esclusivamente a piani personalizzati per persone con disabilità. Poi, se si tratta di disabilità fisica, psichica, sensoriale, dico, questo dal mio punto di vista cambia poco perché noi abbiamo un'attenzione complessiva al mondo delle disabilità. Sei stato chiarissimo, assessore, credo che il messaggio sia arrivato. Grazie assessore. Quindi in realtà, diciamo, per quanto riguarda invece questa mozione che ci appresteremo a votare la settimana prossima, secondo lei, diciamo, va bene così per come è già stata redatta o non bisogna aggiungere nient'altro, No, giusto? no, secondo me no. Dico, potete citare che nel frattempo ve l'ho girato, il riparto è stato Sì. approvato e quindi Va bene, semplicemente perfetto. questo. Va bene. Mi sembra che sia tutto chiaro. Ci sono domande da parte dei colleghi e all'assessore? Mi sembra che non ci siano ancora domande. Va bene, assessore, Un noi abbraccio a la tutti, ringraziamo, le grazie. auguriamo una buona giornata. Arrivederci. Grazie. Buongiorno.
Arrivederci. Arrivederci. Domani una gentilezza, se ci puoi mandare poi tutto il testo, diciamo, della mozione. No, questa integrazione abbiamo detto che li faremo in aula, queste che tu hai letto, giusto? Quale? No, presidente, mi sono inviate. Queste sono state già inviate. Ah, quindi diciamo il testo sono state inviate all'ufficio di presidenza. Data appunto 21 ottobre 2020. Sono state da lei firmate. Perfetto, allora me lo puoi inviate. Io adesso, come l'ho mandato all'assessore per te lo invito di nuovo a tutti noi, così lo invito a tutti quanti voi altri, in maniera tale che abbiamo modo di poterlo studiare bene. Gianluca. Sì. Senti, siccome poco fa hai annunciato all'assessore che finalmente sei riuscito a concordare con la capogruppo il prelievo di questa mozione, ci puoi dire qualcosa in più? C'è anche un giorno stabilito? Sì, ora un attimo solo che ho un problema, poi in questo momento non mi prende bene il telefono, un secondo proprio. Parli con me, Gianluca? Sì, ha un problema di comunicazione in questo momento. Ok, ok. Scusa se faccio il traduttore. No, ci mancherebbe. Ma chi mi manca? Mi manca... Però ci ho messo a proposta da signor Colombo. Sì, visto... Katia, abbiamo i denti. Sì, non capisco se sono io o meno. Ho sollevato il problema in capigruppo. Siamo rimasti che, siccome lunedì abbiamo una capigruppo in presenza, che tra altre cose l'argomento principe sarà il personale, anche questo argomento è stato sollevato dal sottoscritto per i motivi che ovviamente potete intuire e che conoscete, molti di questi li conoscete pure. Siamo rimasti che lunedì mattina, quando ovviamente faremo la capigruppo, stabiliremo il giorno in cui, diciamo, tratteremo questa cosa. Ok, comunque dico, ok, c'è l'accordo, si può fare, possiamo procedere, sì, sì, giusto? Sì. Ok, già mi pare una notizia questa. Io vi vorrei chiedere, colleghi, anche al segretario, non c'è bisogno di nulla, di nessun aggiornamento rispetto al fatto che ci troviamo ancora di fronte a un nuovo governo, è vero? Perché noi, quando abbiamo fatto nella parte in cui si fa la richiesta, non entriamo nel merito di quale sia il governo e il presidente del Consiglio, assolutamente, è fatto tale. Quindi questa cosa a noi non ci tocca rispetto all'aggiornamento della mozione, vero? No. Non quindi ci neanche tocca. Fare riferimento alla ministra Stefani della sulla disabilità? Non lo volete inserire questa nuova figura come... Quale, Roberta? A cui si chiede, dico, visto che col governo Draghi è stata istituita della disabilità, chiede a chi, al Presidente del Consiglio, eccetera, 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 e mettere anche la Ministra Stefani, no? Ma più che altro, Roberta, potrebbe essere invece, visto che si rimane sempre sull'impersonale, nel senso ci si rivolge alla carica e non alla persona, sì, potremmo mettere, un attimo, potremmo mettere nel nostro visto, considerato che, eccetera, quindi nella parte introduttiva, mettere che, visto che il governo ha istituito il Ministero sulla disabilità, che ha per come compito bla 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 bla, cioè nella parte introduttiva. Certo, secondo me pure si potrebbe inserire. Perché è come dire, diciamo, richiamare il fatto che è stata posta l'attenzione al mondo della disabilità attraverso un ministero, quindi a maggior ragione noi ci rivolgiamo a questo governo per procedere in tal senso.
Io lo aggiungerei, poi non lo so, concordiamolo tutti insieme. A me non dispiacerebbe, ecco, nella parte introduttiva mettere un passaggio sulla esistenza, l'istituzione di questo nuovo ministero. Che è un ministero che dovrebbe essere finalizzato proprio a promuovere iniziative di questo tipo. Esatto. Mettiamo avanti al punto legislativo con leggi a favore della disabilità in generale. Ok, quindi dobbiamo lavorare su questo. Ma invece... Poi dico, io darei un attimo una lettura a quello che è stato inviato stamattina dall'assessore Mattina e vedere se magari dalla lettura scaturiscono nuove idee, visto una volta che dobbiamo comunque presentare in aula la mozione con gli emendamenti. Leggilo, Robby, leggi questa mail di stamattina, leggilo, per favore. Sì, ma è lunga, Gianluca. Aspetta, io penso 5 minuti ci possiamo impiegare. Aspetta, vediamo. Dica. Un attimo che la devo prendere. Allora. Ragazzi, mi dovete dare 5 minuti, se intanto... Sì. Katia, la puoi iniziare a leggere tu? Tu riesci, Caterina, a leggerla? Sì. Grazie, Katia. Certo, un attimo. Katia, mi raccomando la punteggiatura, per favore. Un momento solo con le Gucci. Sì, grazie. Dunque. Non riesco a disattivare il microfono. Caregiver, ok. Quindi... è arrivata alle 7 stamattina, fondo per i caregiver familiari, intesa sul decreto di riparto. Negli ultimi giorni, complici anche alcuni comunicati stampa istituzionali, sono pervenuti numerosi quesiti su ipotetiche nuove misure di sostegno per i caregiver familiari, chiedendo conto sulla reale consistenza e soprattutto sulle modalità di accesso da parte dei potenziali interessati. Facciamo subito chiarezza su un punto: nessuna disposizione fissa al momento i nuovi diritti soggettivi per caregiver familiari, tantomeno di natura previdenziale o legata a prepensionamenti. Ecco la questione, l'annosa questione. Non c'è al momento nessuna domanda o istanza da presentare che non abbia rilevanza del tutto locale e che non va confusa con interventi di natura sovraregionale. Ma allora, da dove proviene questa rinnovata aspettativa? Il 16 ottobre la conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali ha espresso parere favorevole ad uno schema di decreto di riparto del Fondo Caregiver, che dovrà ora essere firmato da due ministri, quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, Catalfio, e quello della Famiglia e delle Pari Opportunità, Bonetti. È un decreto di riparto che suddivide circa 68 milioni di euro tra le regioni. Da dove arrivano questi quattrini? Afferiscono al fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, istituito dalla legge di bilancio del 2018, ai commi 254 e 256. Inizialmente aveva consistenza di 20 milioni per anno, poi incrementato di 5 milioni per anno dalla legge di bilancio del 2019. Digressione. Quindi, per il triennio 18-20 ci sarebbero 70 milioni di euro e non i 68 milioni 314 mila ripartiti tra le regioni. Dove sia finito il 1.685 mancante lo scopriremo, forse dalla lettura del decreto in gazzetta ufficiale. Le risorse del fondo erano originariamente destinate al sostegno di interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiari. Nel frattempo però si è conclusa una legislatura e ne è ampiamente iniziata un'altra, ma il disegno di legge sui caregiver nella sua versione unificata, su cui peraltro vengono espresse non poche riserve, giace ancora al Senato. La conseguenza è che il fondo è rimasto fino ad oggi inutilizzato. Tuttavia, anche per aggirare un vincolo restrittivo della norma originaria,
Nel frattempo è intervenuta una nuova disposizione, il decreto legge 86 del 2018, la legge di conversione. All'articolo 3 ha modificato le modalità di impiego del fondo stesso. La sua dotazione è destinata ad interventi in materia adottati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e la disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite la conferenza unificata. In pratica, il fondo si spende anche se il Parlamento non legifera. E così, dopo diverse versioni, il 16 ottobre 2020 la conferenza unificata sigla il suo avallo allo schema di decreto di riparto, di cui tuttavia non esiste una versione ufficiale, e tra l'altro diverrà tale solo al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi fermiamoci un momento per fare il punto sulla domanda centrale: quando e come arriveranno questi quattrini effettivamente ai caregiver? Entrambi i ministri devono firmare il decreto di riparto e dopo i passaggi di rito il testo diviene vigente con la sua pubblicazione in gazzetta. Il fondo viene ripartito alle regioni che lo attribuiscono ai loro capitoli di spesa e decidono le modalità con cui spenderlo all'interno del perimetro di obiettivi fissati dal decreto stesso. Nel fissare le regole di accesso a nuove prestazioni, le regioni ne danno notizia, verosimilmente i servizi territoriali ne raccolgono le domande su cui poi faranno le verifiche amministrative del caso. Questo scenario fa comprendere che di nuovi sostegni se ne parla per il 2021 avanzato, ma non si sa esattamente in cosa consisteranno, anche data l'elevata differenza territoriale e al contempo l'assenza totale di livelli essenziali di assistenza e di livelli essenziali delle prestazioni sociali, financo di obiettivi di servizio. Inoltre, il fondo così ripartito, pur assomigliando alla destinazione di 3 annualità, è assai limitato rispetto ai bisogni e alle istanze ai potenziali destinatari. Questa limitazione di risorse innesca fatalmente conflittuali criteri selettivi. Il primo è già insito nella definizione di caregiver familiare adottata. Essa, sorvolando su alcune scombiccherate incongruenze, si riferisce solo all'assistenza verso congiunti con gravi disabilità, escludendo tutte le situazioni pur impegnative in cui un familiare sia solo disabile o borderline o altro. La stessa insostenibile razionalmente limitazione prevista dalla legge 112 del 2016 sul dopo di noi. Ma lo schema di decreto fissa addirittura tra le priorità entro le quali le regioni devono agire la condizione della presenza di una disabilità gravissima, riprendendo la definizione ipotizzata per tutt'altro contesto e con tutt'altre finalità espressa dall'articolo 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, norma che poi era il riparto delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 2016. Sono criteri molto stringenti, anche perché elaborati per definire la dipendenza vitale dall'assistenza. Ma è probabile che nemmeno questi due criteri selettivi siano sufficienti a restringere la platea dei beneficiari. A quel punto le regioni avrebbero gioco facile per introdurre il terzo criterio, quello reddituale, quindi l'ISEE, con ciò che ne deriva impossibile contenzioso. Per completezza cronachistica vanno indicate anche le altre due priorità indicate alle regioni. La prima è di sostenere i caregiver che non hanno avuto accesso a strutture residenziali a causa del Covid. Come si concretizza questo aiuto, se come forma di compensazione o altro, non è dato immaginare. L'altra priorità accolta nel decreto è il sostegno a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione, al riconoscimento del caregiver con la persona assistita. In questo quadro complessivo appare quanto mai evidente l'urgenza di una norma quadro che però fissi, oltre a livelli essenziali di assistenza con relative risorse, non certo 25 milioni l'anno, diritti lavorativi, previdenziali, assicurativi congrui ed equi. 19 ottobre 2020, Carlo Giacobini, direttore responsabile di Landilex.org. Giuseppe Mattina, scusatemi.
Questa è una lettera che mi sembra piuttosto accurata, ecco. È un commento al decreto. Sì, chiarimento al decreto. Sì. Dimmi, Robby. Un attimo, scusa. Dico, la legge, quella, diciamo, 145-2018, aspetta, devo riprendere un attimo solo. Quindi, sì. I commi 254-256 della legge 205 del 2017 non l'avevamo già citata, no? Perché la mettiamo nella mozione. Se ne aggiunge un altro, allora? Questo qua, la presidenza del Consiglio? Il decreto 27 ottobre del 2020? Ecco, sì. 9 agosto 2018, numero 97, decreto legge 86 del 2018, nel frattempo è intervenuta una nuova disposizione, dice. Il decreto legge 86 del 2018, l'articolo 3, che ha modificato la modalità di impiego del fondo stesso. Questo ci interessa inserirlo oppure no? Non lo so, così non devo andare a prendere la nostra mozione. Un attimo solo, Robin, un attimo solo. Allora, diciamo, sono in diretta con il microfono. Okay. Con il microfono aperto. Allora, 16 ottobre 2020. Yeah, senza sindaco, sì. Che, sei in diretta, che c'è? Minchia, senza sindaco, sì. Che succede? Che succede con il sindaco? Ci sono interferenze. Allora, ero attivo, scusate. Sì, è molto attivo, Gianluca, molto attivo. È come sempre. Siamo curiosi, che ha fatto il sindaco di buono oggi? Non è il sindaco che conoscete voi, è un altro sindaco. Fatto bene, specificamente. Oltre a Luca Orlando, tu conosci altri sindaci? Pure quello sì, di qualche Calamone. Altro sì, qualche altro sì. Ovviamente sto scherzando. Il sindaco... Scusate, ho chiuso un attimo il microfono. Sto facendo quella ricerca, Roberta. E poi ha allegato anche, non so se le dobbiamo dare lettura, questo decreto del 27 ottobre 2020. Possiamo leggerlo anche? Sì, infatti io stavo guardando proprio quello, Roberta. Stavo guardando, mi stavo concentrando più su questo perché non so se sia il caso di citarlo. Noi nella mozione non l'avevamo acquisito, è giusto? Nel 2020, non mi... Potresti controllare tu che io non ce l'ho sotto mano. Aspetta. Questo che ha legato l'assessore, giusto? Sì, esatto. Okay. Sto controllando. No, Caterina, perché quegli ultimi riferimenti normativi che noi avevamo inserito nella mozione si riferiscono al 2018. Ok, allora diamo un'occhiata un attimo a questo decreto. Tra l'altro, nella nota che ci ha inviato l'assessore, diciamo, praticamente l'oggetto della nota, perché sembra che abbia dato adito a fraintendimenti o comunque ad aspettative, e loro hanno tentato di chiarire qual è il punto della situazione.
Tra l'altro è stato pubblicato in Gazzetta il 22 gennaio, cioè il decreto del 27 ottobre, ma in Gazzetta il 22 gennaio 2021, e quindi noi non l'abbiamo sicuramente valutato, perché già il lavoro l'avevamo fatto, quello di emendamento. E il titolo di questo decreto è criteri e modalità di utilizzo delle risorse per il fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-19-20. Invece di, cioè, non so, volete che diamo un'occhiata, saltiamo il visto, diciamo, tutta la parte introduttiva, andiamo un attimo alla parte saliente. Sì. La parte introduttiva è piuttosto corposa, però forse potremmo anche saltarla e guardare finalità. Che dite, con le Gucci? Iniziamo dall'articolo 1. Sì, finalità. Decreta. Vado direttamente a decreta, va bene? Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 18 e 19, pari complessivamente ad euro 44.457.899, nonché per l'anno 2020 pari ad euro 23 milioni, proprio ho sbagliato, 456.763. Rileggo la partita 2018-19, 44.457.899 euro. Ai sensi della legge del 27 dicembre 2017. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle regioni che le utilizzano per gli interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 255 della legge del 2017, dando priorità, e questo noi l'avevamo citato, Roberta, vero? Ai caregiver di persone in condizioni di disabilità gravissima, così come definita dall'articolo 3 del decreto del 2016, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante riparto delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze anno 2016, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'articolo 3 del medesimo decreto, ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione, a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. E se posso un attimo fare un passo indietro, Roberta, soprattutto, ma tutti quanti i colleghi, scusatemi, c'era un passaggio di questa lettera che ci è giunta, ecco, sì, questo, scusatemi, sento la necessità di leggere. Rispetto alla gravità, sì, esatto, sento la necessità leggere. Collega, le tue necessità sono le nostre, fai pure. Se non ti conoscessi, Gianluca. Allora, scusatemi un attimo, cerco di recuperare il punto. Un attimo, perdonatemi, eh. E quello sulle priorità? Sì, quel il passaggio che appunto, il commento proprio a questo passaggio, segretario, aiutami tu, che io nella diretta, diciamo, poi credo che parli quasi a fine del commento. Ok. Dovrebbe essere il quartulto, quintultimo comma. Adesso non l'ho contato, comunque. Ma lo schema di decreto fissa addirittura fra le priorità entro le quali le regioni devono agire la condizione di una disabilità gravissima. Sì. Sì.
Sì, perché dice inoltre il fondo così ripartito, pur assommando le destinazioni di 3 annualità, è assai limitato rispetto ai bisogni, alle istanze e ai potenziali destinatari. Il commento: questa limitazione di risorse innesca fatalmente conflittuali criteri selettivi. Il primo è già insito nella definizione di caregiver familiare adottata. 2 punti. Essa, sorvolando su alcune scombiccherate incongruenze, si riferisce solo all'assistenza verso congiunti con grave disabilità, escludendo tutte le situazioni, pur impegnative, in cui un familiare sia solo disabile o borderline o altro. La stessa insostenibile razionalmente limitazione prevista dalla legge 112 del 2016 sul dopo di noi. Ma lo schema di decreto fissa addirittura tra le priorità entro le quali le regioni devono agire la condizione della presenza di una disabilità gravissima, riprendendo la definizione ipotizzata per tutt'altro contesto e tutt'altra finalità espressa all'articolo 3 del decreto del 2016 del Ministro del Lavoro, norma che poi era il riparto delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze anno 2016. E quindi sono criteri molto stringenti, anche perché elaborati per definire la dipendenza finale dell'assistenza. Ma è probabile che nemmeno questi 2 criteri selettivi siano sufficienti a restringere la platea dei beneficiari. E a quel punto le regioni avrebbero gioco facile per introdurre un terzo criterio, che è quello reddituale, e quindi l'ISE, con ciò che ne deriva impossibile contenzioso, e noi questo oramai l'abbiamo imparato. Per completezza cronachistica vanno indicate anche le altre 2 priorità indicate alle regioni. La prima è di sostenere il caregiver che non hanno avuto accesso a strutture residenziali a causa del Covid. L'abbiamo appena detto. Come si concretizzerà questo aiuto? Non è dato immaginarlo. L'altra priorità accolta nel decreto è il sostegno al programma di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. In questo quadro complessivo appare quanto mai evidente l'urgenza di una norma quadro che però fissi, oltre ai livelli essenziali di assistenza con relative risorse, diritti lavorativi, previdenziali, assicurativi, congrui ed equi, che è quello che abbiamo noi citato nella nostra mozione. Diciamo già nel primo articolo l'assessore e ovviamente le persone che hanno competenza riguardo, mi pare che facciano emergere già delle, se non incongruenze, delle difficoltà di applicazione future e il rischio altissimo di ricorsi da parte delle categorie interessate, no? No, sbaglio? Non ho sbagliato a interpretare, colleghi? Ma noi nella mozione potremmo inserire, diciamo, come dire, un suggerimento ad allargare il fondo anche a forme di disabilità meno gravi. Io penso che potremmo limitarci soltanto alla citazione della norma, del decreto, senza entrare nella sua... diciamo, noi magari chiaramente non dobbiamo entrare sulla qualità, voglio chiamarla così, del decreto, ma magari così come abbiamo fatto per le altre leggi possiamo citare la sua esistenza, il fatto che sia stata pubblicata in Gazzetta nel 2021, nel gennaio del 2021, e quindi è operativa, è testo di legge a tutti gli effetti. Diamo un'occhiata un attimo proprio velocemente nei criteri di riparto delle risorse, quindi sono all'articolo 2. Le risorse finanziarie sono ripartite tra ciascuna regione, e questo è già stato commentato, dice, il terzo punto darebbe, come dire, alle regioni
e facilità di operare secondo i criteri ISE con tutto ciò che ne comporta, l'abbiamo appena letto. Quindi sono ripartite tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del fondo per le non autosufficienze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 2019. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di cui all'articolo 1,2 anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni per la realizzazione dei citati interventi. Ai fini del cofinanziamento di cui al comma 2 non sono considerate utili altre risorse. L'articolo 3 invece affronta la questione dell'erogazione delle risorse. Le regioni adottano nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi, di cui all'articolo 1, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 e nella tabella 2, di cui rispettivamente l'allegato 1 e l'allegato 2 al presente decreto, a seguito di specifica richiesta nella quale sono indicati gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, nonché la compartecipazione finanziaria di cui all'articolo 2, comma 3. Alla richiesta di cui al comma 2 da inviare in formato elettronico all'indirizzo PEC entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è allegata una scheda concernente il piano di massima delle attività per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione dei relativi costi. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 3 all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalità di cui è l'articolo 1. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale entro 60 giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni, da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia. L'erogazione degli ambiti territoriali è comunicata al Dipartimento per le politiche della famiglia in formato elettronico all'indirizzo PEC, eccetera. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati. A tal fine le regioni comunicano tutti i dati necessari al monitoraggio secondo le modalità indicate dalla medesima struttura e si impegnano in particolare a comunicare gli interventi realizzati, i trasferimenti effettuati, le attività finanziate a valere sulle risorse loro destinate. Gli oneri finanziari sono all'articolo 4, agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede per gli anni 2018-19 a valere sul capitolo di spesa 861 PG30 pagina 30 e per l'anno 2020 a valere sul capitolo di spesa 861 pagina 01 Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, politica della famiglia, per la famiglia dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccetera. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e poi è allegato come è allegato subito a seguire, se non ho visto male. Sì, la tabella 1 allegata, il riparto tra le regioni
delle risorse loro destinate a valere sul fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per le annualità 2018 e 2019, e vado a prendere direttamente la Sicilia. Quota regionale di riparto, alla Sicilia spetta l'8,21 come percentuale regionale, con 3.649.993,51 euro. E dovrebbe esserci la tabella 2, sì, invece il riparto tra le regioni delle risorse destinate a valere sul fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, previsto per l'annualità 2020, vado sempre direttamente, ci sono tutte le regioni elencate ovviamente, e vado alla Sicilia, la percentuale è la medesima del biennio 18-19, quindi 8,21 punti percentuale, la quota è 1.958.640,24 euro, e questo è quanto. Allora io chiedo a voi, diciamo, potremmo nel testo, nella nostra premessa, e considerare, per chiamarli in causa ovviamente, la neoformazione, istituzione, no, formazione, di questo Ministero delle Disabilità, con la nuova legislatura, che secondo me è utile e interessante da fare. E poi mi rimetto anche a voi sull'utilità o meno di citare anche questo decreto presidenziale del 2021. Voi che ne pensate? Io penso di sì, Caterina. Dico, è un decreto recente. È proprio attinente alla problematica, no? Quindi sì, magari posso... Ma in realtà come lo... prego, Gio. Vorrei, non so, mi permetto soltanto di farvi osservare che voi state presentando una mozione con cui si invita il governo nazionale ad approvare una legge sul caregiver familiare. Non è un emendamento che state presentando a una legge che è in discussione. Infatti per questo, e quindi inserire diciamo appena tutti questi decreti che vanno facendo, dico io, per carità, ma la conclusione qual è? Dire al governo nazionale, al governo regionale, signori, fate presto perché di questa legge ce n'è di bisogno. Sì, infatti, volendo, okay, potrebbe rimanere pure così per come era, come ha detto la stessa. Allora, sul decreto, diciamo, forse sì, potrebbe... sulla citare il nuovo ministero, citare l'esistenza di un nuovo ministero dedicato alla disabilità, forse... Ma si potrebbe citare, nel senso che questa cosa ci conforta, perché pensiamo che adesso può essere affrontata ancora, diciamo, ancora meglio nello specifico. In questo senso, no? Colleghi, una domanda, prego, un chiarimento, vogliamo sapere, l'ho capito. Allora, poco fa il decreto, prego, nel decreto che leggeva Caterina, sì, in pratica si parlava di il fondo nel 2018 di 8 milioni di euro, sì, nel 2019 di 8 milioni di euro e così via. Ora, sì, io non capisco com'è che loro vanno a dividere questo fondo del 2018-2019, cioè lo faranno a posteriori, e se qualcuno già di questi che sarebbero degni di poter ricevere il contributo, quindi non il caregiver, la persona che era curata dal caregiver è deceduta, come funziona? È una, secondo me è una presa in giro questo fatto del 2018-2019, secondo me non ha senso, perché se poi la persona invalida è deceduta, come gli danno questi contributi? Forse slitterà il tutto dal 2018, salteremo nel 2021-22 e così via. No. Non lo vedo che sto parlando. Voi la condividete, questo mio dubbio lo condividete? Cioè, come fanno a dare i contributi al 2018-2019 quando già siamo nel 2021? Domanda. E se per caso non il Gerriveri, che è una persona in salute sicuramente,
se per caso la persona accudita aggrediva si è deceduta, nel mentre è deceduta come si fa? Ma secondo me c'è un errore di fondo, non è un contributo che viene dato, è un riconoscimento professionale a una figura. Riconoscimento di, un diri, di alcuni diritti. Dico professionale per una figura, cioè una, è come se fosse, scusate la volgarità, un'infermiera che è la mamma, e l'infermiera non viene pagata. Dico il riconoscimento professionale è per garanzia sul, sui diritti contributivi di assistenza. Sì. Non è un contributo non, dato, ma non partiva dal 2018 secondo me, perché già nel 2018 siamo 3 anni indietro rispetto a ora che siamo 2021 e la legge ancora non è stata neanche votata in Parlamento, quindi è una cosa che stiamo parlando del sesso degli angeli, si dice così, tipo secondo me stiamo parlando per il 2021-22, possiamo parlare, non per il 2018-19 secondo me, perché è difficile a posteriori dire il contributo in termini di benefit economico, come Carlo, lo dai? Sì, no, ma Carlo, io credo intanto che il tema non sia a entrare nel tecnicismo della questione. Io penso che il problema nostro in questo momento è che sia quello partire, di aver riconosciuto, di far riconoscere la legge a questi soggetti. Sì, pure io sono d'accordo, però voglio dire, non ci devo prendere in giro parlando del 2018-19. Speriamo che la cosa vada in porto, però per il futuro, ma no, 2018-19, figurati, tipo, non è, o 2020, che già sono passati. Speriamo, speriamo per il 2021, che è ancora in corso, e siamo proprio all'inizio dell'anno. Io lo spero tanto per il 2021, ma non per gli anni passati, dove, come fai a dare contributi degli anni passati? Contributi di qualsiasi genere sia siano. Katia, a seguito delle riflessioni del collega di Pisa, tu che ne pensi? Ma lo capisco quello che dice Carlo, solo che chiaramente dico è un commento tutto nostro, perché essendo già un decreto del presidente, tra l'altro diciamo è un dato di fatto la cosa. Poi non lo so nel caso specifico in cui si dovesse verificare quello che dice Carlo della venuta della decesso, venuto meno, diciamo, il caso di persona che avrebbe avuto diritto a quei fondi, come si regola l'ente locale. Onestamente diciamo, non riesco a proiettarmi. Ma parliamo di enti locali o di enti previdenziali, secondo me? Qualsiasi essa siano, il problema io spero tanto che parta, perché è una cosa veramente utile per chi bada alla persona che ha bisogno di essere accudita. Però tipo, secondo me possiamo parlare da oggi, speriamo dal 2021 in poi, perché per gli anni precedenti secondo me tipo è così, è una cosa che se ne è parlato, purtroppo le cose vanno sempre di lento e quindi... Sì, però Carlo, c'è una cosa forse dove stiamo facendo confusione. Qua non dobbiamo, cioè non è, il problema non è aver riconosciuto un contributo a seguito di un'attività lavorativa che tu stai svolgendo. Cioè qua si tratta di aver riconosciuto un diritto che poi si può tradurre anche in termini previdenziali, come che ti posso dire, la presenti lavoratori usuranti. Sì. Tipo una cosa del Gianluca, genere, che poi Presidente, no, io... anche in termini di pensionistici gli riconosci un qualcosa. No, ma io parlo anche del diritto, io parlo anche della nocciolina, questa nocciolina per il 2018 probabilmente è difficile averla riconosciuta, la nocciolina forse nel 2021 se lo Stato, se la Camera, se Senato deliberano e mettono i soldini in questo fondo, li mettono veramente operativi per il livello della regione, la nocciolina sarà distribuita dal 2021. Diritto, che sia soldi, è il riconoscimento, però secondo me avverrà dal 2021 in poi. Speriamo che avvenga dal 2021 in poi. Il diritto esso sia, qualsiasi esso sia, di natura economica o di natura di altro tipo di natura, io parlo proprio del diritto di qualsiasi tipo di natura. Era un mio pensiero che volevo condividere, perché secondo me mi sento preso in giro quando parlavo del 2018. Assolutamente, ma è utile, in effetti ci ho portato a fare dei momenti di riflessione importanti. Grazie Carlo. Grazie anzi per il contributo. Sono interessanti queste sollecitazioni, solo che io sinceramente
come dire, non riesco a farla una proiezione di come poi nel caso in cui dovesse verificarsi ciò che è possibile che si verifichi, perché con 3 anni quasi di ritardo tutto può succedere, cosa succede a quello che rispetto a colui o colei la quale avrebbe avuto diritto, non so rispondere. Cioè, ovviamente quando si fanno le cose così a posteriori si apre una casistica che non è facile controllare, almeno per me, ecco. Perfetto, va bene. Allora, rimaniamo, possiamo, io non voglio forzare rispetto a questo, ovviamente, colleghi e collega, e non voglio forzare, dico, facciamo o no un emendamento per inserire l'esistenza di un nuovo ministero dedicato alla disabilità, ovviamente con un commento, cioè, posto che, visto che nella 19ª legislatura, quella che è 18ª mi pare, è stato istituito un ministero, il Ministero della Disabilità, avente per come missione, insomma, lo prendiamo chiaramente dal sito del governo, non me lo invento certo io, lo ritenete utile, opportuno? Non voglio, mi piace l'idea, ma se dovesse essere un problema ulteriore, no, non lo facciamo, ovviamente. Ci mancherebbe che dopo che abbiamo aspettato 2 anni dobbiamo andare a imbrogliare, a rendere più difficile il percorso per questo passaggio. Sarebbe un aggiornamento ulteriore che tra l'altro va a dimostrazione del fatto che, diciamo, noi siamo sempre lì da 2 anni e mezzo con questo documento in mano, che chiaramente poi i fatti e gli eventi del governo ci hanno imposto a più riprese di aggiornare con degli emendamenti. Diciamo questo, diciamo, giusto per fare capire da quanto tempo aspettiamo noi, ecco. Però ditemi voi, Katia, scusami, a me è caduta la linea, non ti ho sentito più. Mi piace l'idea di questo genere di aggiornamento nella parte introduttiva, ma se questo dovesse essere in qualche modo un ostacolo al nostro lavoro d'aula, ovviamente io ci rinuncio. Secondo me, Katia, conoscendo, diciamo, come vanno le cose poi in quel contesto, secondo me se lasciamo tutto per com'è, tanto la nostra non è altro che una desiderata, e poi, diciamo, a chi arrivi in svariate forme al governo nazionale. Quindi io lascerei, diciamo, tutto per com'è, lo voterei così per come l'abbiamo messo. Poi ovviamente nell'ambito della discussione, ovviamente ognuno può fare il proprio intervento, e lo si può dire anche, diciamo, nell'intervento, questo che stai dicendo tu. Sì, perché secondo me qualche collega lo farà presente. Poi, ma lo possiamo fare presente pure noi, scusate, la parte introduttiva. Io spero Gianluca, che, diciamo, non è che facciamo la cosa, tra l'altro l'approvazione così tacita, ci faranno un attimo introdurre un argomento così importante e dare la giusta dimensione. Ma questo dipende dal lavoro da noi. Dipende da noi, non, se abbiamo necessità di intervenire, ovviamente chiederemo la parola e interverremo. Non c'è nessun problema. Il Presidente del Consiglio non forse può, ne daremo lettura, come è successo per altre mozioni. Ne daremo lettura, però nell'ambito della lettura non può fare l'intervento. Io chiedo al Segretario di mandare i 2 emendamenti a tutta la Commissione. Già sei in ritardo, già l'ha fatto il Segretario. Consigliere Cancilla, lei lo sa che il segretario è sempre molto attivo. Ma non lo so, non risulta. Ma comunque, no. Aspetta. Garantisco che a lei non glielo mando, allora. anche perché il dato legge ce l'ha da prima, come ce l'hanno tutti quanti da prima. Ma visto che Monella, non glielo mando più. Guardi, segretario, siamo in registrazione e me ne prendo le conseguenze. Io non lo
ritrovo, però dico, se lei potesse rimandarlo mi farebbe una cortesia. Segretario, possiamo... Presidente, già da parecchi minuti fa è stato chiesto dal presidente. Mi dica, presidente, mi scusi. Glielo dico all'avvocato, se non lo chiamo dopo. Segretario, se ci sono i verbali pronti da approvare, io darei la lettura, così iniziamo ad approvare questi verbali. Sì, sì. Vado con, prego. Con tutte le letture. Iniziamo dal verbale 041 del 3 marzo. Dunque, alle ore 9.45, prima convocazione, la consigliera Roberta Cancilla, assistita dal segretario, dispone di chiamare l'appello, al termine del quale risultano presenti, esprimendo l'autorizzazione alla registrazione, i consiglieri Roberta Cancilla, Caterina Orlando e Antonino Randazzo, presenti 3 su 5. Essendo stato raggiunto il numero legale, la consigliera Roberta Cancilla, assumendo la presidenza, dichiara aperta la seduta. Si dà atto della presenza del signor direttore generale della società RAP, dottor Roberto Licausi, che dà l'autorizzazione alla videoregistrazione. Invitati in audizione per relazionare sulla situazione igienico-sanitaria delle strade cittadine. La presidente Cancilla, dopo aver introdotto l'argomento per cui è riunita la commissione, chiede al dottor Licausi di relazionare sullo stato di sanificazione dei cestini e delle strade con la bonifica dei siti utilizzati da cittadini abusivamente per il rilascio dei rifiuti. Il dottor Licausi premette che la situazione, dopo lo stato di agitazione del personale della RAP, sta man mano ritornando quasi alla normalità. Con la bonifica dei siti, scusate ma mi è saltata la pagina. Con la bonifica dei siti illegali, la sanificazione dei cestini e gettacarta utilizzati arbitrariamente anche per i rifiuti, è da chiarire che molti cestini, specialmente quelli collocati vicino ai bar, sono utilizzati per deposito bicchieri e tovaglioli. Entra alle ore 9.54 il consigliere Carlo Di Pisa, che acconsente alla registrazione. Entra alle 9.55 il presidente Giovanni Zerillo, che assume la presidenza, dando l'autorizzazione alla registrazione. Il dottor Licausi conferma che molti cestini sono stati distrutti o sottratti e si sta provvedendo alla loro sostituzione. Si è provveduto a potenziare il numero degli operatori addetti allo svuotamento dei cestini anche per la raccolta di rifiuti depositati intorno agli stessi. Il presidente chiede di aver inoltrato in commissione una relazione sulla problematica dello spazzamento delle strade con relativo programma sulla sanificazione e igienizzazione dei cestini, cassonetti e strade. Il presidente ribadisce la posizione della commissione con l'azienda RAP, che è stata sempre e sarà improntata nella piena collaborazione per dare servizi sempre più efficaci ai cittadini, e si chiede che gli impegni assunti con i cittadini vengano sempre onorati, e di questo la commissione vigilerà. Per quanto riguarda la forza lavoro, si chiede che la RAP provveda, come da programma, all'assunzione dei 94 operai della RESET. La consigliera Caterina Orlando chiede di porre una riflessione su come si potrebbe fare per migliorare i servizi erogati da contratto dalla RAP con un progetto di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini che devono collaborare nel dare con il loro comportamento un aiuto all'espletamento dei servizi. Il dottor Roberto Licausi condivide la riflessione della consigliera Orlando. È importante che i cittadini collaborino con l'amministrazione nel rispetto delle regole e finalizzato una migliore qualità della vita. L'amministrazione dovrebbe migliorare l'impiantistica, che aiuterebbe a svolgere l'attività in maniera più proficua. Bisogna pianificare gli interventi. Alle ore 11.10 esce ad onore il consigliere Antonio Randazzo. Il direttore comunica che l'azienda nei prossimi giorni sarà impegnata in attività di carattere straordinario nella raccolta dei rifiuti ingombranti, partendo dai quartieri dove sono stati riscontrati maggiore quantità di ingombranti, soprattutto nei quartieri periferici. Alle ore 11.14 esce dalla riunione la consigliera Caterina Orlando. Interviene il presidente Inzerillo, che ricorda al signor direttore che già nel mese di dicembre, in una riunione alla presenza del dirigente del settore ambiente, avvocato Francesco Fiorino, del signor assessore Marino e del presidente Onorata, si era concordato l'urgenza di bonificare le aree di Piazzetta Caldomai, via Altarello 269,
Piazza Achille Grandi 26, Piazzetta Sant'Agata all'Aquila, Piazzetta Bandi. Oggi, a distanza di mesi, ancora non è stato fatto nessun intervento. Questo è disdicevole e trasmette un segnale negativo ai cittadini, e non è più tollerabile accettare situazioni del genere, e dispone la convocazione urgente del signor Assessore Marino e del dirigente avvocato Francesco Fiorino. In considerarsi l'approssimarsi dell'inizio del Consiglio Comunale, il Presidente Inzerillo ringrazia il dottore Licausi e nel confermare che la Commissione sarà sempre al fianco della RAP, vigilando che i servizi vengano sempre e puntualmente erogati. Alle ore 12:17 il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando l'approvazione del presente verbale in altra data. La registrazione della riunione è chiaramente parte integrante del presente verbale. Presidente, se va bene possiamo passare all'approvazione. Alla votazione del... Passiamo alla... mettiamo in votazione il verbale appena letto. Orlando. Favorevole. Cancilla. Scusate un attimo, Giovanni. Io avevo posto anche una questione riguardo non solo la pulizia, ma la sanificazione dei cassonetti e dei cestini gettacarte. Non so, questo è stato questo inserito... È stato è stato okay, scritto però... che è stata chiesto la sanificazione dei cestini gettacarte. Okay. Tant'è ma... che risponde il dottore di casa ha risposto che si sta provvedendo comunque anche a sostituire i cestini che sono stati distrutti. Vabbè, comunque se l'è scritto allora vabbè, favorevole. Randazzo. No, Randazzo è andato via, Presidente. Di Pisa. Di Pisa pure assente? Favorevole. Perfetto, grazie signor consigliere Di Pisa. È il sottoscritto favorevole, il verbale è approvato all'unanimità dei presenti. Diamo lettura. Avevamo solo questo da leggere, segretario, no, c'è pure quello di domani. Il 42 del 4 marzo. Perfetto. Prego, ne dia lettura, segretario. Sì, allora. Verbale 042. Allora 9:39, prima convocazione, il presidente Giovanni Zerillo, assistito dal segretario, dispone di chiamare l'appello. Risultano presenti i consiglieri Cancilla, Di Pisa, Orlando e Inzerillo, presenti 4 su 5. Essendo stato raggiunto il numero legale, il presidente Inzerillo dichiara aperta la seduta. Sono altresì presenti in collegamento il dottore Sergio Pollici, dall'architetto Giovanni Sarta e l'architetto Gabriella Minau, che esprime il consenso alla registrazione. Il Presidente ringrazia gli intervenuti, esprimendo la propria gratificazione sulla bontà ed apprezzamento della proposta fatta da questa... scusate, non è il Presidente, è il dottore Sergio Pollici. Fatta da questa commissione sulla possibilità di utilizzare parzialmente il parcheggio del cimitero di Santa Maria di Gesù per l'installazione dell'oculi fuori terra di ultima generazione. Il dottor Pollici riconosce a questa commissione di avere sempre collaborato in sinergia con questa amministrazione anche in forma critica e costruttiva. Alle ore 9:52 entra in collegamento il consigliere Antonino Randazzo che autorizza la registrazione. Il dottor Pollici fa un excursus sull'attività fatta dall'amministrazione per l'utilizzo parziale del parcheggio del cimitero di Santa Maria di Gesù attraverso il nome del gruppo e nella persona dell'architetto Gabriella Minaudo e del gruppo di progettazione. Si sta valutando anche l'utilizzo totale del parcheggio e di poter utilizzare un terreno non di proprietà comunale adiacente per destinarlo a parcheggio. Questa soluzione deve essere valutata accuratamente, stante che bisognerebbe espropriare questo terreno. Di ciò il sindaco è investito della problematica l'assessore all'urbanistica, il professor Giusto Catania, sotto il profilo amministrativo. Il Presidente ritiene che l'eventuale soluzione di utilizzo totale del parcheggio potrebbe essere la soluzione migliore anche nella prospettiva che solo un nuovo cimitero potrà risolvere il grave problema dei cimiteri cittadini. Si è collegato in videoconferenza dando l'utilizzazione... Scusa segretario, scusami, lo rileggi l'ultimo periodo solo perché non l'ho sentito. Il Presidente ritiene che l'eventuale soluzione di utilizzo totale del parcheggio potrebbe essere la soluzione migliore anche nella prospettiva che solo un nuovo cimitero potrà risolvere il grave problema dei cimiteri cittadini. Si è collegato in videoconferenza dando l'autorizzazione alla registrazione all'assessora Maria Prestigiacomo. Il Presidente premette che la Commissione è pienamente a conoscenza che i tecnici del Comune sono oberati di lavoro, ma la situazione è gravissima e ci porta a dover conoscere i tempi di realizzazione. Interviene l'architetto Minaudo
che i tempi non saranno velocissimi, sono tante le procedure che bisogna intraprendere e questo, se tutto va nella direzione giusta, non passeranno meno di 14 mesi. Questa è una previsione ottimistica. L'assessora Prestigiacomo ritiene che le previsioni dette dall'architetto Gabriella Minaudo sono molto realistiche e chiaramente non sono i tempi per l'emergenza. Si chiederà al sindaco di inviare una nota alla regione per accelerare i tempi per le conferenze di servizio. Il presidente chiede i tempi tecnici. L'architetto Giovanni Sparta prevede che utilizzando il 60-70% si potranno collocare 1200 loculi. Potrà essere più preciso tra una decina di giorni. Il presidente ringrazia le dottoressa avute dagli intervenuti e li congeda chiedendo all'assessore Prestigiacomo e dottore Pollicita di rimanere ancora collegati per sapere se si hanno notizie della ricerca di terreni per inumazione. Il dottore Pollicito comunica il protocollo d'intesa con l'ente Santo Spirito andrà a giorni in giunta per l'approvazione. Sulle stimolazioni delle salme che hanno già 25 anni dalla stimolazione si sta procedendo. Per il pagamento che deve essere fatto all'ASPE per il servizio medico si sta attingendo al fondo di riserva che servirà anche all'acquisto di eventuali involucro per quell'esame in cui ci sono problemi di tenuta stagna. L'amministrazione, attraverso i suoi uffici tecnici, ha individuato diversi terreni di proprietà comunale o assegnati al comune dall'Agenzia dei Beni Confiscati, che sono in fase di valutazione sotto il profilo geologico, sanitario ed urbanistico per essere utilizzati per i servizi cimiteri in campi di inumazione. L'amministrazione, su una nota propositiva inviata dalla consigliera Caterina Orlando, sta contattando le amministrazioni comunali confinanti e vicinore per stipulare delle convenzioni per poter utilizzare le loro sepolture. Esce dalla riunione il consigliere Antonino Randazzo alle 10.33, esce dalla riunione la consigliera Roberta Cancilla alle ore 10.54. L'amministrazione, attraverso i suoi uffici tecnici, ha individuato diversi terreni di proprietà comunale o assegnato al comune dall'Agenzia dei Beni Confiscati che sono in fase di valutazione sotto il profilo geologico, sanitario ed urbanistico per essere utilizzate per servizi cimiteri in campi di inumazione. L'amministrazione su una nota Il presidente ringrazia il dottore Sergio Pollicita per la precisa relazione che ha fatto alla Commissione e lo congede. Il dottore Pollicita ringrazia solta la Commissione e riconferma l'impegno già preso di tenere informata la Commissione dello stato di avanzamento delle attività messe in atto per risolvere i problemi dei cimiteri cittadini. Il segretario sottopone alla Commissione di approvare le seguenti correzioni nei verbali 34, 35, 36 e 38 del mese di febbraio 2021. Verbale 34 del 22/2/2021. Prendere atto che nel testo del verbale l'orario di inizio della commissione è stato erroneamente scritto 9:47. Deve intendersi correttamente ore 9:45. Verbale 35 del 23/2/2021. Prendere atto che bisogna cassare il periodo. Il presidente invita il segretario a leggere il verbale odierno che letto e posto in votazione viene approvato all'unità dei presenti. In quanto trattasi di un refuso, il verbale è stato approvato in data 26/2/2021 con il verbale numero 038. Verbale 36 del 24/2/2021 prende atto che nel testo del verbale l'orario inizio è stato realmente scritto 9:41, deve intendersi correttamente 9:42. Verbale 38 del 26/2/2021 è stato messo nel testo del verbale nell'elenco dei consiglieri presenti all'appello il nominativo del consigliere Antonino Randazzo. Alle ore 11:15, in considerazione che è stato già avviato l'appello per il Consiglio Comunale, il presidente dichiara chiusa la seduta rinviando in altra data l'approvazione del presente verbale. Posso? Sì, scusami dica. Segretario, sei finito? Sì, dica. Dunque, diciamo, una precisazione rispetto a alle dichiarazioni del dottore Pollicita che faceva riferimento a una nota che io mandai addirittura nel mese di novembre e che voi conoscete perché poi era quello che io ho presentato in aula
nella prima seduta d'aula dedicata ai cimiteri. Non stanno procedendo, l'amministrazione non sta procedendo già a effettuare degli accordi con i comuni vicinori, sta procedendo nel verificare la possibilità di realizzarli rispetto a delle disponibilità che eventualmente daranno gli stessi comuni. Se vi ricordate era la questione dei cimiteri diffusi, della possibilità di fare degli accordi appunto metropolitani. Ovviamente lui adesso ha preso in considerazione questo passaggio e sta vedendo se ci sono le condizioni per poter intraprendere anche questa strada, che è cosa diversa dal fare già degli accordi con i comuni. Infatti ho scritto, mi scusi consigliere, sì. Possiamo anche correggere, non ci sono problemi, sì, chiaramente. Sì. Sta contattando le amministrazioni comunali confinanti e vicinore per stipulare delle convenzioni per poter utilizzare. No, io mi permetto, segretario. Ho interpretato male io quello che ha detto il dottore Pollici. No, figurarsi, segretario, non è questo. Io mi sentirei, io desidererei che fosse scritto per verificare se vi siano le condizioni per stipulare degli accordi, eccetera, eccetera. No, lei. Condizioni per stipulare accordi, condizioni per stipulare. È sempre però per utilizzare le loro sepolture, giusto? Sì, 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 però ovviamente è una fase veramente primordiale la cosa. Attraverso convenzioni. Esatto, in convenzioni tra comuni, sì, all'interno dell'area metropolitana. Per utilizzare grazie segretario. No, ti figuri, consigliere, mi dispiace che non sono stato chiaro nel ma che c'entra, scusami, lavoriamo già un po' disagiato, ci mancherebbe. Perfetto, va bene consigliere, grazie. No, si figuri. Il discorso delle correzioni è l'ultimo che vi ho letto per chiarimento. Sono dei refusi che fortunatamente capita quando uno vuole essere più veloce, essendo solo pure anche più veloce, quindi nel copia e incolla alcune volte salto, come adesso io stavo leggendo e stavo rileggendo ovviamente la stessa cosa perché mi era saltato il quadro. Presidente, a lei. Allora, poniamo in votazione il verbale appena letto. Orlando. Scusate, mi sentite? Sì, è favorevole. Sì. Di Pisa. Favorevole. Cancilla. Favorevole. Sottoscritto favorevole, il consigliere Randazzo assente, il verbale approvato all'unità dei presenti. Sono le ore 11:27. Mi scusi presidente, c'è il verbale di oggi. Ah sì, prego, prego. Verbale 043. Ore 9:45, prima convocazione, il presidente Inzerillo dispone di chiamare l'appello. Risultano presenti i consiglieri Cancilla, Di Pisa, Orlando Randazzo e Giovanni Inzerillo. 5 su 5. Essendo stato aggiunto il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. Si è dato che è presente il signor assessore Giuseppe Mattina, che esprime il consenso alla registrazione, convocato in audizione per informare la commissione su quello che l'amministrazione sta facendo sulla cura e l'assistenza del caregiver familiare.
Presidente ringrazia l'assessore di aver accettato l'audizione sul cardiologo familiare, per cui importantissimo nel ruolo di assistenza a familiari con patologie gravissime. La lettura della mozione presentata dalla commissione sul cardiologo familiare, comprensiva delle due mozioni. L'assessore condivide quanto scritto nella mozione e comunica ha inviato in commissione il decreto del 27 ottobre 2020 sui criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza al caregiver familiare per gli anni 2018, 19 e 20 per opportuna conoscenza della commissione. L'assessore Mattina ritiene che bisogna puntare sull'applicazione dell'articolo 14 della legge 328 sui piani personalizzati per i soggetti con disabilità. Il Presidente invita la consigliera Orlando a leggere il decreto e l'allegato commento allo stesso inviato dal signor assessore Mattina, che si congeda dalla Commissione per altri impegni istituzionali. La Commissione commenta il decreto alla luce anche dei chiarimenti fatti da Carlo Giacobini, direttore responsabile di Andelex. Alle ore 9:10:53 esce il consigliere Randazzo. Presidente, invito il segretario a leggere i verbali precedenti da porre in votazione. Verbale 041 del 3321, letto e posto in votazione. Verbale 42 del 43, letto e posto in votazione. Verbale 43 del 5321, letto e posto in votazione. Presidente, a lei la... Allora, prendiamo in votazione il verbale odierno. Orlando. Favorevole. Di Pisa. Favorevole. Cancilla. Favorevole. Andato assente, sottoscritto favorevole, il verbale approvato all'unità dei presenti. Pronto. Se non ci sono altri interventi, sono le ore 11:30 e dichiaro chiusa la seduta. Sì, sono in commissione, lo posso chiamare poi io appena termino. Dica. Arrivederci. Arrivederci. Ma voi sapete, colleghi, anche se siamo in registrazione, posso chiedere, sapete quando vanno su YouTube le registrazioni delle commissioni? Quando sono visibili? In giornata? Ok, grazie. Prego. Mi chiama la Como. C'era la registrazione. In registrazione, Giovanni. In registrazione.